Ciao a tutti e bentornati sulla Mela Avvelenata. Dopo il grande successo del video sugli assorbenti femminili, vi propongo per la categoria Le origini di un video dedicato alla storia del preservativo e a cosa si utilizzava prima della sua invenzione. Argomento friccicariello. Siete pronti? Partiamo! Impermeabile inglese, cappello notturno, guanto di dama, gomma, vescica, peau divine, pelle divina, obdrush, palloncino. Di nomi, il preservativo ne ha avuti davvero tanti. Almeno quanti sono i secoli che ci separano dalla prima volta in cui fu usato? Per centinaia di anni, infatti, questo capo per soli uomini è stato indossato a tutte le latitudini e a tutte le epoche. Sembra che servirsene sia stato anche l'uomo di Cro-Magnon, un'antica forma di Homo sapiens, quando, bruttino ma non del tutto sprovveduto, già 12.000 anni fa indossò per la prima volta una protezione durante l'attività di coppia più antica del mondo. La professoressa di letteratura dell'Università del Maryland, Ayn Collier, nel suo libro Storia del preservativo, ci racconta che in più di un graffito preistorico ritroviamo scene di sasso e in più di una il pene risulta avvolto da una protezione. La più celebre è quella delle francesi Grotte di Combarel, datata fra il 13.000 e il 10.000 a.C. Si osserva una protezione rudimentale e fatta, presumibilmente, di pelle animale. Di certo conoscevano l'uso di preservativi i faraoni egizi, che non si abbandonavano mai a trascarelle clandestine con donne diverse dalla propria moglie, senza aver prima sistemato, proprio lì in cima, un piccolissimo cappuccio ricavato dagli intestini o dalle vesciche degli animali, ben oliati. Ma come gli era venuta in mente la brillante idea di impacchettare il tutto? Probabilmente gli egizi erano stati ispirati da certi sacchetti, legati alla cintura con un cordoncino, in cui chi lavorava all'aperto metteva al sicuro le proprie parti basse, altrimenti esposte sotto al gonnellino troppo corto, a scottature, traumi o morsi di serpente. Risale al 1350 a.C. infatti una scultura che lascia immaginare l'uso di uno strumento simile al condom. Quelli in pelle erano riservati ai ricchi e riutilizzabili, mentre le bustine di tessuto o papiro andavano molto fra le classi più basse, anche per proteggersi dalle punture appunto di insetto. Passiamo alla millenaria Cina. È convinzione diffusa che i veri inventori del preservativo siano stati i propri cinesi del 1000 a.C., i quali usavano a scopo antifecondativo fogli di carta o seta oleata, opportunamente sagomati, detti hincha. I più rudi vicini di casa giapponesi ricorrevano invece a cilindretti di cuoio e scaglie di tartaruga, rese flessibili per mezzo di soluzioni alcaline. Come la sua controparte di lino europea, scrive Collier, lo hincha proteggeva soltanto la punta del pene ed era usato dalle classi sociali più elevate e con poco bisogno di lavorare, uomini che apprezzavano molto il genere di incontri descritti in alcuni romanzi erotici cinesi già all'epoca, ma che non volevano subire le conseguenze di gravidanze inattese. I greci invece amano buttare il tutto sulla mitologia antica e lo fanno anche con il preservativo. Esiste infatti il mito di Minosse. Dovete sapere che in alcune versioni del mito di Minosse, saggio eracretese e grande amatore, non a caso la moglie Pasifae potrà tradirlo solo con un toro. E lui usa appunto un profilattico per evitare di concepire. Ma nel suo libro di favole mitologiche del II secolo d.C., Le Metamorfosi, lo scrittore greco Antonino Liberale dà una versione differente e forse, metaforicamente, parla della piaga delle malattie sessualmente trasmettibili già allora. Dice infatti Antonino, Minosse eiaculava serpenti, scorpioni e scolopendre, e tutte le donne alle quali si univa morivano. Allora, per far procreare Minosse con la moglie Pasifae,
la fanciulla ateniese Procri inventò questo accorgimento. Introduceva una vescica di capra nel sasso di una donna. Minosse metteva i serpenti e quant'altro nella vescica e poi passava alla moglie e si univa a lei. In altre enciclopedie mitologiche antiche, come quella di Apollodoro, Minosse viene guarito con un farmaco, detto la radice di Circe. Mettiamo da parte la mitologia e andiamo al sodo. Pare che gli antichi greci utilizzassero la membrana dell'intestino degli animali, opportunamente trattata. I romani, spartani e brutali anche nel fare l'amore, vantavano preservativi di rara scomodità. Per ottenerlo gli amanti dovevano intrecciarlo insieme a mano usando un pugno di peli della criniera di una mula. Davvero quello che serve per accendere la passione. Usavano anche stoffe o guaine di animali per difendersi dalle malattie veneree. Però l'idea con il botto, e decisamente inquietante, era il cosiddetto preservativo della vittoria, che i legionari fabbricavano con la pelle o i muscoli tirati e ammorbiditi nell'olio dei nemici caduti in battaglia. Ai loro occhi era il modo più adatto a dimostrare virilità sia in guerra che a letto. Una menzione sul Medioevo deriva negli scritti dei musulmani e degli ebrei a quel tempo. Vi si possono trovare alcuni riferimenti ai tentativi di una contraccezione controllata da parte dei maschi, tra cui spiccano i suggerimenti di coprire il pene in catrame o immergerlo in succo di cipolla. Alcuni di questi scritti potrebbero descrivere anche l'uso del profilattico, ma rimangono vaghi, non vi è una diretta menzione a ciò. Arriviamo al 1550. La sifilide, nota in Italia come mal francese, galoppa in Europa dal Nuovo Mondo. Un vero disastro. La prima grande fonte epidemica ben documentata ebbe origine nel 1484 fra le truppe francesi. La malattia poi avanzò velocemente sull'intera Europa, come descrive il biologo e fisiologo statunitense Jared Diamond. A partire da quando la sifilide è stata sicuramente registrata in Europa nel 1495, le sue pustole spesso hanno coperto interamente il corpo, dalla testa fino alle ginocchia, causando la caduta della carne dai volti della gente e portando alla morte entro pochi mesi. Dal 1505 la malattia si era diffusa in Asia e nel giro di pochi decenni aveva decimato grandi aree della Cina. Nell'Italia del XIV secolo il medico padovano Gabriele Falloppio, sì proprio lui, quello delle tube, schiaffò nero su bianco la prima descrizione incontestabile dell'uso del profilattico. Il suo testo, intitolato De Morbo Gallico, la malattia francese, riferentesi alla sifilide, è stato pubblicato nel 1564, 2 anni dopo la morte dell'autore. In questo trattato viene raccomandato l'uso di un dispositivo che egli sosteneva di aver inventato, guaine di lino imbevute di una soluzione chimica e lasciate asciugare prima dell'uso. I panni che egli ha descritto sono stati dimensionati per coprire il glande del pene e venivano tenuti stretti in vita grazie ad un nastro. Falloppio affermò di aver eseguito un processo sperimentale della guaina di lino su 1100 uomini, riferendo che in tal modo nessuno di loro aveva poi contratto la malattia mortale. L'idea di Falloppio non si concentrò sulla contraccezione allora, ma solo a scopi igienici. Ed era riutilizzabile. Così come riutilizzabili erano le foderine in lino diffuse nelle corti e nei bordelli di un'Europa ormai molto promiscua, usate molto più per prevenire le malattie che le gravidanze. William Shakespeare nel 1600, ad esempio, vi si riferiva con grazia chiamandolo The Venus Glove, ossia il guanto di Venere. Erano i guantai all'epoca a produrli e forse lo stesso padre del poeta, che di mestiere era pellicciaio e guantaio, li produsse ispirandolo. Fra le donne dell'epoca elisabettiana, come le sorelle Cholmondeley, di questo celebre ritratto anonimo, datato 1599, si diffondeva l'uso di pessari e rimedi a base di erbe, insieme alla convinzione, del tutto errata, che il periodo dell'allattamento fosse infertile. Ma il nome condom, oggi molto diffuso, a quando risale?
Alcuni storici fanno risalire l'etimologia incerta di condom al latino medievale condus, cioè colui che allontana, significato che ben si sposerebbe con la sua funzione. Altri ritengono invece quantomeno sospetta l'assonanza col cognome di Charles de la Condamin. Geografo e fisico francese, Condamin portò dall'Amazzonia, nella prima metà del Settecento, un materiale indispensabile nella storia recente del preservativo, la gomma di caucciù. Il dottor Condom, come fu ribattezzato, ne diffuse l'uso alla corte di Carlo II per evitare al re l'imbarazzo di una moltitudine di figli legittimi e da allora si iniziò ad usarli frequentemente nelle corti e a venderli nelle botteghe. Erano realizzati con l'intestino di capra legati al pene con un grazioso nastrino, che carino, al lato dell'apertura, lavabili e riutilizzabili più volte. E voci indiscrete dicono che nello stesso periodo il bel Casanova, consumatore instancabile e fedele di preservativi, che chiamava affettuosamente cappottino inglese, divertiva le proprie amanti gonfiandoli come palloncini. In realtà li testava anche. Pare però che agli inizi egli li detestasse e imparò ad apprezzarli sul serio solo in tarda età. In questo periodo il preservativo ha una larga diffusione. Essi venivano venduti nei pub, nei negozi di parrucchiere, nelle botteghe di chimici, nei mercati all'aperto e all'interno dei teatri in tutta Europa fino all'impero russo. Nel 1843 la svolta. Charles Goodyear, quello dei pneumatici, scoprì il processo di vulcanizzazione della gomma. La gomma usata per le ruote veniva lavorata con lo zolfo, diventando più elastica e resistente e quindi adatta anche alla realizzazione di svariate cose come i preservativi. Rispetto ai profilatici in gomma del XIX secolo, tuttavia i preservativi cutanei continuavano ad essere più economici e offrivano una maggiore sensibilità. Per questo periodo i profilatici in pelle rimasero inizialmente più popolari della sua controparte in gomma. Nonostante ciò, verso la fine del XIX secolo, la gomma era diventata un eufemismo per indicare il profilattico nei paesi di tutto il mondo. Per molti decenni i profilattici in gomma furono fabbricati avvolgendo strisce di gomma grezza a forma di pene, poi immergendo gli involucri avvolti in una soluzione chimica per conservare in buono stato la gomma. I primi profilattici gommati coprivano solo il glande. Un medico doveva misurare ogni uomo e ordinare le dimensioni corrette. Anche con le misurazioni mediche, tuttavia, i profilattici tendevano a sfilarsi durante l'uso. I produttori di gomma scoprirono rapidamente che avrebbero potuto vendere un maggior numero di dispositivi fabbricando un profilattico di dimensioni pari a quelle dell'intero pene, per essere poi venduto omologato nelle farmacie. Iniziamo ad avvicinarci ai giorni nostri. È il 1916 e il tedesco Julius Fromm osservò lo spaventoso aumento dei casi di contagio di malattie sessualmente trasmissibili tra i soldati tedeschi che durante la Prima Guerra Mondiale allietavano il loro spirito con rapporti occasionali. Pensò quindi di lanciare una produzione di massa di preservativi usa e getta in gomma vulcanizzata proprio per i soldati. Anni del fascismo, 1920. Si diffonde, pensate, un preservativo chiamato il miliziano e venduto dalla ATU in lotti speciali alle forze di sicurezza e alle polizia, in uso ovviamente a prezzi irrisori. Sempre la ATU produsse nel 1930 preservativi legati al mito delle imprese coloniali italiane. Si chiamavano ATU Palma. La gomma era, secondo l'idea, adatta ai climi tropicali e sulla carta che le avvolgeva era scritto a caratteri romani il motto Habemus Tutorem. Se ve lo state chiedendo, è arrivato il momento di parlare della Durex. Siamo agli anni 50 e si inizia a parlare di Durex. Dopo secoli di lino, vesciche di pesce, tartarughe e gomma semirigida, arriva sul mercato il primo preservativo lubrificato, firmato Durex. Il marchio inglese inizialmente forniva preservativi, d'accordo con il governo, alle coppie sposate per la pianificazione familiare. Solo nel 1967 il governo decretò che potevano accedere a questa offerta anche le persone non sposate. Voliamo al 2015. Musa Snowitz, Dalia Ali e Chirag Shah, studenti under 15 di un liceo del Regno Unito, vincono il premio Teen Tech Award per la ricerca con il progetto di Glowing,
un condom tornasole, che cambia colore in presenza di alcune malattie. Grazie all'inserimento nel condom di molecole che si attaccano a specifici batteri o virus, si ottiene un colore verde in presenza di clamidia, giallo con l'herpes, viola con il papilloma virus e blu con la sifilide. Per ora il progetto è solo un'idea, poiché è molto costoso da produrre. Il 2020, data prevista per l'arrivo sul mercato a prezzi non stellari del preservativo del futuro, resistente ma impercettibile, è fatto di idrogel, un materiale studiato dai ricercatori di un'università australiana, e tra di loro c'è anche un italiano, con il finanziamento del fondo Bill e Melinda Gates. Secondo gli scienziati, l'idrogel può perfettamente sostituire il lattice, e pare che un altro obiettivo sia quello di produrre un preservativo che si autolubrifichi e che funga, come se non bastasse, da Viagra. Fatta roba! Ho cercato, ma non ho ben capito se sia già arrivato sul mercato o se il suo lancio sia slittato. Diciamo che questo 2020 ci ha tenuto tutti abbastanza impegnati. E con questo vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e spero che questo video sia stato interessante. Ciao!